A posto. Un buongiorno a tutti dal campo privato CEDAS Savio Brindisi. Quest'oggi CEDAS contro Virtus Francavilla, gara valida per la terza giornata di ritorno degli allievi regionali Girone G. Arbitra Giordano Pascali della sezione AIA di Lecce. Partita ovviamente non valida ai fini della classifica, in quanto la formazione allenata da Mister Santoro milita già nei nazionali. Poi, i risultati della seconda giornata: Vetrana 0-9 Cedas, Calimera 1-3 Novoli, Salento Football 1-4 Scuola Calcio Lizzanello, Salice 2-0 Futura Monteroni, Virtus Francavilla 2-2 Nitor Brindisi. Le gare in programma per la terza giornata, ovvero per quella odierna: Cedas Savio, Virtus Francavilla che commenteremo a breve, Futura Monteroni, Calimera, Novoli, Salento Football, Scuola Calcio Lizzanello, Avetrana, Annunziata Mesagne, Salice. La classifica vede la Cedas prima con 29 punti, poi segue la Scuola Calcio Lizzanello con 24 punti, Olimpia Francavilla 19, Annunziata Mesagne 18, Novoli 16, Futuro Monteroni 15, Salice 12, Nitor 10, Avetrana 9, Salento Football 6, Calimera 3. Ricordiamo che la Virtus Francavilla ovviamente non fa classifica. Squalificato per una gara nelle fila della formazione allenata da Mister Angelo Santoro, Mirko De Judicibus. Al mio fianco Gianmarco Sgobba, al quale chiedo subito un commento su questa gara. Allora, Samuele, sì, è una partita, come abbiamo detto, che non fa classifica, quindi sicuramente non vedremo la foga, la cattiveria che vediamo di solito nelle partite di campionato che valgono i 3 punti, ma sicuramente la CEDA si troverà di fronte a una squadra preparatissima come la Virtus Francavilla. Sappiamo, diciamo, che è una società che si sta sviluppando anno dopo anno, sta regalando ottimi risultati con il proprio settore giovanile, e quindi sicuramente ci divertiremo perché è una squadra preparata, ovviamente anche la CEDAS che continua la propria cavalcata per la vittoria del campionato, e vedremo cosa ci proporranno queste squadre. Benissimo Gianmarco, passiamo dunque alle formazioni per quanto riguarda la CEDAS Savio Brindisi. In campo Russo, poi Manisco, Petracca, Mevoli 40, Dattesi, De Gennaro, Pisani, Marchionna, Corvetto e Manta. In panchina siedono con Mister Di Serio, Panarese, Cagnazzo, Lepera, Parisi, Zito, Boccarelli e Maggio. Per quanto riguarda invece la Virtus Francavilla, in porta Sibilio, poi De Cruto, Leuzzi, Di Serio, Iaia, Falcone, Ricchiuti, Verardi, Rondini, Lomartire e Mancini. In panchina siedono Pesce, Lombardo, Cervellera, Dalò, Cazzorla, Maggio e Marangiolo. Partita che inizia subito con una rimessa laterale in favore della CEDA a Savio Brindisi, battuta da parte di Manisco all'indietro verso Mevoli, poi 40, intercetta adesso. Gianmarco, ben impostata sicuramente la formazione allenata da Mister Angelo Santoro. Sì, sicuramente Angelo Santoro è un mister molto preparato, l'abbiamo visto negli anni precedenti che ha regalato grandi formazioni ai vari campionati. Sicuramente una squadra preparata il Francavilla. Quest'oggi nella formazione allenata da Mister Vincenzo Di Serio c'è un innesto, ovvero Mattia Lepera, classe 2001. È giusto inserire nuovi ragazzi, se preparati ovviamente, se pronti a dare un contributo alla squadra, è giusto inserirli, visto comunque il proseguo del campionato vedrà la CEDAS, diciamo, fare lo sprint finale per aggiudicarsi il torneo. Gli altri innesti invece sono Gabriele Parisi, sempre classe 2001, e Filippo Maggio, già noto nelle fila delle formazioni CEDAS Savio Brindisi. Attenzione adesso, Andrea Manta prova a crossare verso il centro. La CEDAS, nonostante tutto, vuole provare a vincere questa gara, nonostante quest'oggi, se dovesse vincere, non farebbe classifica. Calcio d'angolo subito in favore della formazione allenata da Mister Vincenzo Di Serio, con
Il numero 10 alla battuta, Mattia Corvetto, come sempre. Difesa altissima in questa circostanza. C'è adesso tutta rivolta in avanti con Corvetto che crossa verso il centro, adesso stacca di testa un giocatore della Cedas e poi arriva il contatto di Andrea Marchionna che butta direttamente questo pallone su Ferdinando Sibilio, il quale rimette subito il pallone in gioco all'altezza della riga mediana. Interviene adesso il numero 10, lo martire della Virtus Francavilla, che quest'anno sogna addirittura la Serie B con il presidente Antonio Magri. Mancini, Rondini, all'indietro verso Leuzzi, non trova spazi, poi cede la sfera verso il numero 6, ovvero sia Falcone. Leuzzi, quindi Verardi verso il numero 7 che non aggancia, è stato Ricchiuti, il quale concede dunque una rimessa laterale in favore della Ceda Savio Brindisi. Rimessa laterale che verrà battuta alla nostra sinistra da parte di Manisco, il quale dà subito la sfera verso 40, poi Mevoli al centro della difesa. Pallone adesso verticalizzato verso il centro dalle parti di Marchionna, che quest'oggi parte titolare. Verardi all'indietro verso il numero 6 della Virtus Francavilla, ovvero sia Falcone, poi intercetta adesso di testa un giocatore nella fila della formazione allenata da mister Santoro, ma il direttore di gara, il signor Giordano Pascali della sezione Aia di Lecce, fischia un fallo a sfavore della Cedas. Sul punto di battuta andrà il numero 10, Pietro Lomartire. Attenzione, 40, provando ad intervenire in questa circostanza, poi D'Attesi sbuca e manda fuori questa sfera per una rimessa laterale che sarà battuta alla nostra destra da parte della Virtus Francavilla. Gara molto concitata, le due squadre vogliono trovare il vantaggio, nonostante questa partita, lo ribadiamo, non fa classifica per entrambe. Marchionna prova a scattare adesso il numero 9 della formazione brindisina, mette fuori un difensore della Virtus Francavilla e dunque rimessa laterale battuta subito da parte della Ceda Savio Brindisi all'indietro verso 40, poi interviene Mevoli, Manisco prova ad allungare questa sfera dalle parti del numero 11 Andrea Manta, ma non ci arriva il giocatore brindisino e dunque si ripartirà con una rimessa laterale in favore della Virtus. Cedas che sta comunque mostrando un buon gioco dinanzi a questa formazione. Quest'oggi è gara di lusso, potremmo dire, Gianmarco. Gara di lusso? Sicuramente, ma abbiamo già spiegato comunque ciò che sta facendo il Francavilla e col suo settore giovanile. La Cedas non è da meno, perché sono anni che continua a primeggiare tra le, nei vari campionati, nei vari tornei, quindi non ci stupiamo sicuramente. Siamo ancora sullo 0-0, ma vedremo una partita spettacolare, sono squadre in grado di regalare ottime giocate e sicuramente ci divertiremo. Mevoli all'indietro verso 40, intercetta malissimo il giocatore brindisino. Arriva il rimprovero di mister Vincenzo Di Sero in queste circostanze. Rimessa laterale subito in favore della Virtus Francavilla sulla catena laterale destra. Prova ad intervenire il numero 11, ovvero sia Mancini, ma spazza via la Cedas. Pallone che potrebbe essere adesso verticalizzato in avanti dalle parti di Marchionna, ma questa volta spazza la formazione allenata da mister Santoro e sarà dunque rimessa laterale in favore della Cedas. Vedremo sicuramente 80 minuti di fuoco fra questa Cedas e fra questo Virtus Francavilla. Settore giovanile militante nei nazionali. Lo ricordiamo. Gara di lusso per la Cedas. Attenzione.
se ne parte adesso con un calcio piazzato quasi da fondo campo per la Virtus Francavilla, che andrà a battere adesso con Iaia. Non intercetta nessuno, poi prova ad intervenire il numero 10, lo martire. Attacca adesso Leuzzi, ancora lo martire, ma sbuca Mevoli, pallone fuori. Rimessa laterale dunque in favore della Virtus Francavilla. Fallo che verrà battuto da parte di Leuzzi, sempre verso lo martire, ma il direttore di gara fischia un'irregolarità. Rimessa laterale che verrà battuta questa volta da parte della CEDAS. Gianmarco, sicuramente è una partita equilibrata. Esattamente, sì, è una partita molto equilibrata. Le squadre non temono di attaccare le rispettive formazioni. Stiamo a vedere adesso la CEDAS come svilupperà l'azione di gioco. Sicuramente c'è difficoltà perché le fasi difensive sono entrambi organizzate, quindi nessuna formazione concede niente. Fino adesso la CEDAS ha avuto l'unica occasione della partita, ovvero il colpo di testa di Marchionna su calcio d'angolo bloccato appunto dal portiere della Virtus Francavilla. E vedremo, perché queste sono partite che decidono di solito gli episodi e soprattutto chi vorrà portarsela a casa, perché sono due formazioni parecchio equilibrate. Adesso c'è stata un'ingenuità sul stacca di Mevoli, stacca di uscire. Il numero 3 della Virtus, sì. Daniele Leuzzi se ne parte adesso con Emanuele Russo, portiere che sicuramente fa gol a tante formazioni. Emanuele Russo sono anni che comunque è seguito da tante formazioni, è seguito da tante squadre, perché dimostra anno dopo anno una crescita eccezionale. Questo ragazzo, ricordiamo che ha fatto tutte le trafile nella CEDAS e insomma è un ragazzo veramente di grandi qualità e soprattutto grande carisma e grande personalità. Calcio d'angolo già battuto da parte della Virtus Francavilla, c'è un fallo adesso fallaccio. Evidente sicuramente su lo martire. Tutto fallo di Corvetto. Sì, sì. Fallo che è stato commesso all'infuori dell'area di rigore e dunque si ripartirà con un calcio piazzato in favore della formazione allenata da mister Angelo Santoro. Quando ormai siamo giunti al nono minuto di gioco, CEDAS Virtus Francavilla ferma sullo 0-0. Non ci sono state vere e proprie azioni, no, da gol, Gianmarco. L'unica azione, diciamo, pericolosa è stato il calcio d'angolo, come ho detto prima. È un'azione in cui la CEDAS poteva segnare, ma per il resto le difese sono state impeccabili. Vedremo su questo calcio piazzato, perché potrebbe anche andare in porta. Attenzione, batte adesso lo martire sul primo palo, spazza via la CEDAS, ma non è finita ancora Virtus qua. Lo martire, forse ci sarebbero gli estremi per fischiare un fallo di mano, ma l'arbitro non interviene. Dunque Marchionna in questa circostanza, peccato. Falcone prova a staccare di testa nuovamente Marchionna, ma il direttore di gara fischia un fallo in favore della Virtus e si ripartirà dunque con un calcio piazzato. Calcio piazzato che viene battuto adesso da parte di Verardi. Pallone che viene scodellato sulla catena laterale destra verso il numero 6, Falcone, ancora lui, prova ad intervenire adesso il numero 11, Mancini. Marchionna. Manta può scattare in questa circostanza. Numero di Manta. Andrea Manta ne supera due, ma non è finita ancora. Manta va al tiro in questa circostanza, peccato. Sta facendo tanto quest'oggi Andrea Manta. Andrea Manta, sì, sappiamo che è sempre un pericolo per le difese avversarie. Quest'anno si sta dimostrando veramente un'arma letale per la CEDAS. Speriamo possa continuare in questo modo e possa dare il suo contributo per lo sprint finale. Mevoli, adesso 40, pallone che viene scodellato sulla catena laterale Mancina dalle parti di Petracca. Attenzione adesso, riparte la formazione della Virtus con il numero 3, sempre lui Leuzzi, può crossare verso il centro in questa circostanza, non trova nessuno, interviene dunque 40 che inizia a portare palla, poi cede questa sfera dalle parti di Corvetto. Petracca
40. Gira questa sfera dalle parti del numero 4, Mevoli. Interviene adesso sul portatore di palla Leuzzi, ma ancora Cedas, Manta. Pallone scodellato dalle parti del numero 8, Pisani. Attenzione, cross verso il centro, nessuno interviene in questa circostanza. Prova ad intervenire invece Manta, che si ritrova adesso il pallone sui piedi De Gennaro. Sfera che giunge fuori. Rimessa laterale dunque in favore della Cedas Savio Brindisi, come state vedendo. Attenzione, pallone che giunge verso il centro, interviene adesso Sibilio senza alcun problema, pronto a rimettere questa sfera in gioco. Pallone che spiova adesso dalle parti di 40. Va di testa il forte difensore della Cedas, poi interviene il numero 10, lo martire. Ancora Virtus. Mancini prova a dare questo pallone dalle parti di Rondini, ma non si fa trovare il numero 9 della formazione allenata da mister Angelo Santoro, e dunque Corvetto. Sì, effettivamente ci sono tanti errori. De Gennaro. Stiamo assistendo a tanti errori in fase di possesso palla, le squadre sono in difficoltà quando si tratta di smistare il pallone. Quindi sono, diciamo, sicuramente la fase offensiva sia della Cedas che della Virtus dovrà fare meglio, dovrà organizzare meglio il gioco per poter impensierire, diciamo, la porta avversaria. Quindi, diciamo, ci vuole un po' l'estro dei vari numeri 10 per smistare il gioco, tra cui Corvetto per la Cedas, lo martire per la Virtus Francavilla, diciamo, sono un po' la mente del gioco di entrambe le squadre. Vedremo, insomma. Rimessa laterale adesso in favore della Cedas Savio Brindisi, pallone dalle parti del numero 7 De Gennaro, poi interviene subito Manisco. Manisco interviene Leuzzi, va sul portatore di palla Mevoli, e infine c'è il tiro da parte di Rondini che viene ribattuto, e dunque può ripartire la formazione della Cedas. Attenzione, Leuzzi, poi Rondini, ancora Rondini di testa questa volta. Interviene il direttore di gara, il signor Pascali della sezione Aia di Lecce. Marchionna insegue questa sfera, potrebbe metterla verso il centro, effettua adesso il cross ma viene ribattuto da parte di Iaia, che mette questo pallone in calcio d'angolo. Calci d'angolo importanti, perché abbiamo visto come nell'ultimo calcio d'angolo è scaturita un'occasione per la Cedas, diciamo la Cedas ha grandi saltatori e... Vediamo adesso Andrea Manta, cosa combina. Sfera che giunge verso il centro, stacco di testa, eccolo, da parte del numero 5, 40, e arriva il gol. Che giocata di Manta. È gran colpo di testa da parte di 40, sicuramente, Gian Marco. Sì, grandissimo colpo di testa. Gran colpo di testa. Si è fatto trovare pronto, si è fatto trovare al momento giusto, al posto giusto. Ma Manta ha fatto una giocata eccezionale, come, diciamo, una giocata delle sue, quelle che ci ha regalato finora. Appunto, l'abbiamo detto poco fa, quanto fosse importante per questa squadra, e continua a dimostrarlo partita dopo partita. Ci sono stati comunque dei rimproveri da parte di mister Vincenzo Di Serio in questa circostanza. Sì, sappiamo di Serio comunque tiene sempre il massimo, non è mai soddisfatto fino in fondo, cerca sempre di stimolare i propri ragazzi, e fa bene comunque perché i risultati si vedono. Rimessa laterale adesso in favore della Virtus con Leuzzi sulla catena laterale Mancina. Cedas in vantaggio con un gol di 40 al 15° minuto di gioco di questo primo tempo. Rete siglata su cross di Andrea Manta, pennellato alla perfezione. Gianmarco, grandi piedi di questo ragazzo, ha veramente tante qualità, oltre piedi un grande dribbling, grande tecnica e soprattutto grande velocità. Esci qua Alessandro, esci Alessandro, esci. Prova a ripartire adesso la formazione della Virtus Francavilla con Leuzzi, che punta l'avversario, lo supera in questa circostanza. Serve Rondini, grandissima chiusura qui, anche se ha sbagliato, poteva rimandarla al numero 3. Attenzione, Leuzzi verso il centro, interviene adesso la formazione nata da mister Santoro con questo cross che giunge dalle parti del numero 10, lo martire, poi interviene Di Serio. Stai stretto!
Verardi. Attenzione, prova a ripartire adesso la formazione della Cedas con il numero 10. C'è Corvetto. Peccato. Prova a darla dalle parti di Marchionna, ma non interviene. Il giocatore brindisino non riesce ad arrivare sul pallone, dunque fallo su Lo Martire che si sta facendo vedere nel corso di questa gara. Lo Martire, ancora lui, Leuzzi. Sì, ma non ha una posizione interviene precisa, d'attesa. Diciamo che sta un po'... sta cercando di tirar fuori dal cilindro qualcosa che possa permettere al Francavilla di mettere in difficoltà la Cedas, ma è molto difficile perché lo chiudono sempre in tanti. Adesso appunto quando ha saltato l'uomo Corvetto ha commesso un fallo su di lui, insomma non avrà vita facile oggi. 40, riparte adesso con D'Attesi sulla tre quarti di campo, cede questa sfera dalle parti di Petracca, poi prova ad intervenire Marchionna. Manta, Pisani, cross verso il centro dalle parti del numero 10. Peccato. Corvetto, peccato, non è riuscita a distaccare questa sfera, ma adesso c'è Lo Martire come sempre. Sì, un problema in fase d'attacco della Cedas è che sulla fascia destra c'è sempre un vuoto, diciamo, a differenza della fascia sinistra che è coperta da Manta. Andrebbe coperta maggiormente. Sì, ecco. Sì, sì, esatto. Rimessa laterale dunque in favore della Virtus Francavilla. Pallone che giunge dalle parti di Marchionna. Grande lavoro, il tiro in Marchionna. Questa circostanza Marchionna, il pallonetto, pallone fuori. Grande lavoro. Ha fatto davvero un'ottima giocata, ha spostato il difensore con molta esperienza, peccato. Grande occasione, comunque la Cedas ha preso in mano il pallino del gioco, ha preso in mano la partita e diciamo il Francavilla dovrà fare di più. Palombella di Marchionna, quando ormai siamo giunti al 19° minuto di questo primo tempo, Gianmarco, stiamo vedendo davvero un bel gioco espresso da parte della Cedas, ma anche da parte della Virtus che vuole Virtus trovare il pareggio. Sta dicendo la sua anche la Virtus, dovrebbe fare di più negli ultimi 20 metri, perché purtroppo la Cedas chiude tutti gli spazi, adesso Lo Martire cerca di inventare qualcosa, ma la difesa della Cedas è sempre preparata e dovrebbe giocare un po' di più sugli esterni, come sta facendo adesso in questo momento. Pallone che giunge altra fuori. Chiusura, insomma, sempre concentrati i difensori di casa. Sali, Antonio. Rimessa laterale dunque in favore della Virtus in questa circostanza. Pallone che giunge fuori, la Cedas recrimina una rimessa laterale in suo favore, ma non è così secondo il direttore di gara, il signor Pascali della sezione AIA di Lecce. Pertanto si ripartirà con una rimessa laterale già battuta da parte della Virtus in fase offensiva. Attenzione, riparte adesso la Cedas, difesa un po' scoperta, potremmo dire. Corvetto. E adesso sono 3 contro 3. Corvetto. Supera due giocatori. Pallone dalle parti di Manta. Marchionna si gira in questa circostanza. De Cruto. De Via. Grande lavoro di entrambi. Entrambi gli attaccanti, sia di Corvetto che di Marchionna. Francavilla dovrà trovare le misure per bloccare le avanzate. Attenzione, prova a ripartire adesso la formazione della Virtus con Mancini. Grande palla. Copre adesso Petracca. Pallone che giunge fuori. Calcio piazzato adesso in favore della Cedas con 40, poi Mevoli verso Manisco,
va bene, gioca, dai, lo... vai. 40. Marchionna. Ci fate buttare giù? Oh, ma vi date una svegliata? 40. Pallone che giunge fuori. 40. Lo martire. Pallone che giunge dalle parti di Emanuele Russo. Gioca, ce l'hai. Sali questa palla. Poi Mevoli. Manisco. Interviene adesso De Gennaro. Troppo lento qui. Pallone che giunge fuori. Troppo lento di De Gennaro. Peccato perché Manta aveva aperto molto bene, era un'ottima occasione. Mette fuori Iaia in questa circostanza. Se ne parte dunque con una rimessa laterale in favore della Cedas, già battuta. Pallone che giunge fuori. Ancora fallo laterale in favore della formazione allenata da mister Vincenzo Di Serio. Colpo di testa adesso da parte di D'Attesi, che non sorprende Sibilio, e dunque si ripartirà con un calcio piazzato già battuto da parte della formazione allenata da mister Santoro. Pallone che giunge sulla catena laterale destra, poi interviene Verardi, ma recupera la formazione della Cedas adesso con Corvetto. Va al tiro! Mamma, l'avevo visto pallone dentro. Fuori. L'avevo vista dentro. Corvetto era? Gran tiro da parte di Corvetto. Corvetto. Attenzione. Prova a ripartire adesso la formazione allenata da mister Di Serio. Mattia Corvetto. Corvetto guadagna dunque un calcio piazzato in favore della propria formazione. La linea. Batte Corvetto. Pallone che giunge verso il centro, stacca di testa un difensore della Virtus. Bel tiro, peccato. Tiro da parte di Andrea Manta che termina fuori, ma gran gioco Gianmarco. Adesso gran gioco da parte della Cedas. Adesso sì, la Cedas sta esprimendo un bel gioco. Prima diciamo si basava molto su qualche lancio lungo, c'erano tante imprecisioni, adesso no, i giocatori si trovano meglio in campo. Corvetto ha trovato diciamo lo sprint giusto, Manta comunque continua a regalare le stesse prestazioni. Speriamo di vedere, continuare a vedere una partita così, perché comunque Francavilla c'è e dovrebbe trovare diciamo più sicurezza negli ultimi 20 metri. Rimessa laterale dunque in favore della Virtus. E soprattutto cercare di non farsi schiacciare troppo, perché da 5 minuti a questa parte comunque la Cedas sta schiacciando prepotentemente gli avversari. Basta guardare la difesa alta. Adesso c'è stato un cambio di messa, credo. Ah no, calcio di punizione. Pallone che giunge dalle parti di Manisco. C'è sempre diciamo un pressing alto da parte della Cedas. Appena perde il pallone pressa subito l'avversario. Basta guardare insomma il numero 10, lo martire, che viene sempre attorniato da tre avversari. Hanno tanta fame anche in queste partite, in questi amichevoli. Questo è merito soprattutto di Serio, oltre che di questi ragazzi. Ma sentiti i tuoi che ce l'ha giocata davanti.
basta ascoltare le grida appunto che arrivano dalla panchina ogni minuto. Adesso c'è un giocatore a terra. Apri e difendi, apri e difendi, e ciò. Rimane a terra un giocatore della Virtus, si tratta di Daniele Leuzzi, che comunque ha fatto vedere tanto in questo primo tempo. Sì, si è fatto vedere spesso. È stato, diciamo, uno dei giocatori con maggiore iniziativa da parte del Francavilla. Aspettiamo il suo rientro. Attenzione. Prova a ripartire adesso la formazione allenata da mister Santoro. Tentativo da parte di Di Serio. Pallone che giunge fuori. Sarà dunque rimessa dal fondo da parte della Cedas con Emanuele Russo. Cedas in vantaggio al quindicesimo del primo tempo con un gol di 40 su assist pennellato magnificamente da parte di Andrea Manta. Si riparte adesso con Mevoli, pallone che giunge dalle parti di 40. Grande svarione da parte di 40 in questa circostanza. Riparte la Virtus e gol 1-1. Di Davide Mancini, 1-1. Presso il campo privato c'è da Savio. Questi sono gli errori che paghi contro squadre così come il Francavilla. Diciamo che la Cedas questi svarioni li ha ogni tanto concede questi svarioni alle squadre avversarie. Spesso non riescono a sfruttare queste occasioni concesse. Adesso ci siamo trovati di fronte a una formazione ben preparata come la Virtus e questi errori li paghi caro, quindi 1-1. 1-1. Vabbè, la partita non ce lo saremmo aspettato perché la Cedas aveva preso in mano il gioco e continuava ad attaccare con il proprio reparto offensivo. Francavilla sembrava anche in difficoltà. 1-1 e adesso staremo a vedere. Cedas che non può permettersi assolutamente questi svarioni contro un avversario di lusso come la Virtus Francavilla. Errori che comunque ci possono stare. Leuzzi adesso. Prova a ripartire la formazione della Virtus con lo martire dopo il gol di Davide Mancini. Attenzione, ancora Cedas. Pallone dalle parti di Macchion. Tenta il tiro Marchion, non trova Manta in questa circostanza, era comunque sulla traiettoria. Pallone che giunge fuori. Mister Santoro vuole il vertice basso in questa gara. Grande prestazione comunque da parte di Marchion che sta facendo vedere tanto. Ah sì, peccato, ma dipende solamente da lui. Un ragazzo che ha veramente grandi qualità. Dipende un po' dalla testa con cui si presenta durante le partite, perché le qualità le ha. Lo dimostra sempre, insomma. Peccato davvero per il gol di Mancini. Uno sbaglio che poteva sicuramente essere evitato da parte di 40, che adesso recupera. Pallone dalle parti di D'Attesi, poi interviene nuovamente Emanuele Russo in questa circostanza. Cedas che deve recuperare un po' di brio sicuramente in difesa. Gara che comunque non fa classifica. Nonostante tutto, se la Virtus dovesse vincere non porterebbe punti a casa, così come la Cedas. È un match test più che altro. Corvetto prova ad intervenire in questa circostanza, l'arbitro fischia un fallo in favore della Cedas e dunque sarà calcio piazzato per la formazione brindisina, che riparte in questo istante con
Marchionna prova a superare tre avversari, addirittura non vi riesce in questa circostanza. Manisco protegge il pallone, rimessa laterale dunque in favore della Cedas. Corvetto, Marchionna, pallone che giunge dalle parti di Manta, non riesce ad intervenire il forte velocista della Cedas e dunque si riparte con lo martire. Attenzione, poi Falcone, siamo al 32esimo minuto di questo primo tempo, 8 alla fine più eventuale recupero, 1-1 fra Cedas e Virtus Francavilla. Gianmarco, sicuramente una gara piena di emozioni, dopo il gol di 40 arriva lo svarione di Antonio, 40 e la rete di la rete della Virtus con Davide Mancini. Esatto, sì, io non mi aspettavo sicuramente il gol del pareggio da parte della Virtus in questi ultimi minuti, perché comunque nel primo quarto d'ora aveva dimostrato di tenere testa la Cedas, era una partita equilibrata, ma negli ultimi minuti la Cedas aveva preso in mano il gioco, attaccava prepotentemente l'area avversaria e sembrava, diciamo, aver preso un controllo in mano la partita. Attenzione adesso, interviene Manta, fallo in attacco. Fallo in attacco che io non ho visto. Fallo in attacco commesso addirittura da parte di Manta in questa circostanza e dunque si ripartirà con un calcio piazzato in favore della Virtus. Comunque sia, Manta ha pressato. L'arbitro richiama di serio, perché comunque, come dicevamo, Manta ha pressato incessantemente il difensore della Virtus, fallo che sicuramente c'era. Ci sono comunque le indicazioni da parte di mister Vincenzo Di Sera in questa circostanza. Si ripartirà con un calcio piazzato in favore di Yaya. Pallone che spiove all'altezza del cerchio di centrocampo, interviene dunque 40. Pallone che giunge fuori, rimessa dunque sempre in favore della Virtus, che pian piano sta iniziando ad accelerare. Petracca interviene in questa circostanza, poi D'Attesi, pallone dalle parti di Manta, scivola adesso Corvetto sulla catena laterale mancina. Grande numero di Corvetto. Gran numero di Corvetto, colpo di testa da parte di Manta. Fuori, nulla. È una giocata che la Cedas fa spesso. Il primo gol è stato molto simile. E a quanto pare continua a mettere in difficoltà il Francavilla sulla fascia sinistra. Insomma, speriamo anche sulla fascia destra che possa fare meglio De Gennaro, che fino adesso si è visto poco. Rimessa dal fondo dunque in favore di Ferdinando Sibilio. Cade adesso Mevoli, prova a ripartire la formazione nella tre, mister Santoro, gran volo da parte di Emanuele Russo e ci sono gli applausi. Che giocatore, che gran portiere, non lo scopriamo oggi, però sorprende sempre. De Gennaro, pallone che giunge fuori, la testa, si riparte dunque con la Virtus in fase offensiva. Berardi, pallone che giunge fuori. Manisco, poi D'Attesi, attenzione adesso, copre Mevoli su Emanuele Russo, adesso 40, prova a verticalizzare questa sfera dalle parti di Marchionna, il quale si gira, supera, grande giocata di serio, ancora Marchionna, non è finita, cade a terra e l'arbitro fischia un fallo in favore della Cedas. Dipende da lui, dipende sempre da lui e lo dimostra sempre, grandi qualità questo ragazzo. Vieni.
vogliono uno contro uno lì, D'Attesi, Manisco, e lascialo, ma ti vuoi staccare una volta? Interviene adesso Leuzzi. Ancora Virtus. Sarà, vieni, Massimo, vieni. Berardi. Leuzzi. Cross verso il centro. Dalle parti del numero 9 che non interviene, ma ancora Virtus. Attenzione, tiro adesso del numero 11, c'è il gol. Ah, fantastico. Mancini, sempre lui. Fantastico. 2-1 Virtus. 2-1. Gianmarco. Che gol. Russo è stato immobile, non poteva fare nulla, una bomba. La Virtus comunque sta facendo vedere di che pasta è fatta questa. 1-1, non so quanto sia meritato perché la Cedes insomma sta facendo la partita, ma la Virtus è incredibilmente cinica. Svantaggio della Cedes agli sgoccioli del primo tempo, quando ormai siamo giunti al 38esimo. Siamo già al primo tempo 2-1, aspettiamoci un secondo tempo di fuoco. Cedes che correrà, lotterà fino alla fine. Ma per cercare finora il pareggio. L'importante è che comunque non si faccia mettere sotto da questo gol, non possa comunque continuare a fare la partita che stava facendo prima, perché diciamo che gol del genere, una rimonta come questa può diciamo rovinare un po' il morale della squadra e alzare soprattutto il morale degli avversari, perché adesso il Francavilla sicuramente è carichissimo dopo questo gol. Ma come stiamo vedendo, la Cedas vuole subito attaccare, quindi non è questo il caso. Vedremo. Mevoli. Palla muove. Guarda la palla. Manisco. Siamo al 39esimo del primo tempo. Azione partita sempre e comunque dal terzino sinistro del Francavilla, Leuzzi, che sta facendo veramente una gran partita. Si riparte adesso con Rondini. Velo di Corvetto nei confronti di Marchionna. Prova ad intervenire nuovamente Corvetto in questa circostanza, ma la Cedas si sta pian piano chiudendo nella propria metà campo, come vediamo in questa circostanza. Russo prova a ripartire dalle parti di Manisco, ma il pressing è altissimo sulla Cedas. Francavilla comunque ha capito che per mettere in difficoltà questa Cedas bisogna sicuramente alzare il pressing. Bisogna alzare il pressing, ma sta adottando anche una partita di contropiede, possiamo dire, perché è la Cedas che gestisce il gioco, fa girare la palla. Al primo errore Francavilla ne approfitta e parte subito il contropiede, e abbiamo visto che l'ultimo contropiede è stato letale. Rimessa laterale dunque in favore della Virtus, quando ormai siamo giunti al 40esimo. Grande difesa comunque della Virtus, sta difendendo veramente bene, è anche un po' fortunata, ma si sa, ci vuole anche questo. E finora, tra qualità proprie e anche un po' di fortuna, la Virtus si trova sul 2-1. La partita comunque non è ancora finita. Tantissimo, la partita al 40esimo. Anzi, non vediamo l'ora di assistere al secondo tempo, perché sarà un... Sicuramente sarà un secondo tempo di grandi emozioni, Gianmarco, come dicevi. Sì. Ha fischiato adesso, comunque l'arbitro. Niente da aggiungere, insomma. Niente da aggiungere. Speriamo di vedere un secondo tempo sicuramente come il primo, perché il primo ci ha regalato grandi emozioni. E vedremo se la Cedas si riuscirà a imporsi sulla Virtus e tentare il colpaccio con una rimonta, oppure se la Virtus terrà il risultato e sorprenderà un po' tutti. Risultato che non ci aspettavamo alla vigilia, sicuramente. Le due squadre rientrano negli spogliatoi per il cosiddetto tè caldo. Finisce così dunque il primo tempo. Virtus in vantaggio per 2-1 contro la Cedas Ave Brindisi, due reti siglate entrambe da Davide Mancini. Per quanto riguarda invece la Cedas, gol di testa da parte di 40 su assist, pennellato magnificamente al centro dell'area di rigore da parte di Manta. Grazie mille a tutti, da Samuele Avvantaggiato e Gianmarco Sgobba. A tra poco per il secondo tempo.
Campo privato Fiattavio di Brindisi, da Samuele Avvantaggiato e Gianmarco Sgobba. La Virtus conduce 2-1 contro la Cedas, doppietta da parte di Davide Mancini e gol per la Cedas siglato da parte di 40 su assist pennellato magnificamente da parte di Andrea Manta. Non è solito Manta a questi assist, Gianmarco. No, lo dimostra ogni partita, abbiamo detto che... Attenzione nel frattempo, Virtus in avanti con Mancini, sempre inizio, lui. Inizio frizzante già di questa partita e di questo secondo tempo. E allora, ti dicevamo, Manta no, sicuramente non è nuovo a queste partite, l'abbiamo detto già, è un valore aggiunto di questa Cedas, adesso ho sbagliato un passaggio, ma è sicuramente un davvero ragazzo di grandi qualità e lo dimostra partita dopo partita e... La Cedas ha davvero un grande giocatore in casa. Pallone che adesso giunge dalle parti del numero 10 Corvetto. Riparte adesso la formazione brindisina con Manta che va al tiro ma peccato, termina fuori. Peccato, gran giocata di Manta. Ci sono comunque gli applausi da parte di mister Vincenzo Di Serio. Grande giocata, se ne portati a spasso 3. Peccato, ha alzato troppo il tiro. È stato anche spostato di fascia però Manta, gioca adesso sulla fascia destra e a differenza del primo tempo dove era sulla fascia sinistra, dove peraltro può agire con col suo piede preferito. Pallone che giunge dalle parti di Verardi, poi Di Serio. 40 di testa verso Emanuele Russo, poi Mevoli. Buona. Dai Andrea, dai Andrea. Attenzione. Ancora Cedas in questa circostanza, pallone che giunge dalle parti di Pisani. Bravo, Mattia, va bene. Chiudi le linee, chiudi le linee, chiudi le linee, chiudi le linee. Eccola qua. Calcio piazzato adesso in favore della Virtus. C'è un cambio nel frattempo per la formazione allenata da mister Angelo Santoro. Entra Maggio, esce il numero 3 Daniele Leuzzi. Ha fatto sicuramente vedere tanto quest'oggi Gianmarco. Sì, mi sorprende un po' il cambio visto che è stato uno dei migliori in campo sulla fascia sinistra, ha messo sempre in difficoltà la difesa della Ceda, si è fatto sempre vedere, è autore dell'assist del 2-1 e complimenti a lui, gran partita. Vediamo se il suo sostituto, il numero 17, ovvero Maggio, diciamo, lo sostituirà a dovere. Attenzione nel frattempo. Marchion. Interviene adesso Petracca, poi 40. Verardi. Poi D'Attesi. Gioca Antonio, è nostra, gioca! Va bene, lascia a me! L'ho visto così, lascia! Ordine! Prendi campo, vieni Corvetto! 40. Pallone che giunge fuori. Rimessa laterale dunque in favore della Virtus con Falcone. Poi Rondini. D'Attesi. Lepera, neo entrato nelle fila della formazione allenata da mister Vincenzo Di Serio.
in questo secondo tempo. Attenzione, riparte adesso la Virtus con Ricchiuti sulla catena laterale destra. Torna a sinistra, Manta. Sani! Ricchiudi! Antonio, esce Corvetto, lascia spazio al numero 16 Zito. Per quanto riguarda invece la Virtus, entra Cazzorla ed esce Ricchiuti. Si ripartirà dunque con un calcio piazzato in favore di 40. Petracca. Di serio. 40. Poi Manta, ancora lui in mezzo a due giocatori della Virtus Francavilla, subisce un fallo Manta e guadagna dunque un calcio piazzato evidente su Di Serio. Calcio di punizione dunque in favore della Ceda Savio Brindisi, calcio di punizione che verrà battuto alla nostra sinistra. Non troppo sul portiere. Indicazioni da parte di mister Santoro su questo calcio piazzato. Due in barriera per Ferdinando Sibilio. Parte il numero 4 della Ceda, spallone che giunge verso il centro, nessuno stacca e dunque si ripartirà con una rimessa dal fondo in favore di Sibilio. Pallone che adesso spiove all'altezza del cerchio di centrocampo. Interviene il direttore di gara. Prendi campo Alberto, vattene Samu! Calcio piazzato dunque in favore della Virtus con Yaya. Pallone che giunge centralmente. Attenzione, interviene adesso il numero 16 della Virtus, Cazzorla, ma secondo il direttore di gara è stata commessa un'irregolarità in fase offensiva. Nuovo cambio nelle fila della Virtus. Esce il numero 6 Falcone, entra il numero 14 Federico Cervellera. Rimessa dal fondo dunque di Emanuele Russo. Capri! Non gioca. Eccola lì! Ciao! Pallone che giunge fuori. Cervellera. Pallone fuori, spizzica in questa circostanza Marchionna. Rimessa dunque in favore della Virtus con Cervellera. Oh, oh,
di serio. Poi Maggio. Quindi Parisi. Pallone fuori. Rimessa dunque in favore della Virtus con Maggio. Calcio piazzato in favore della Virtus addirittura. Ingenuità commessa da parte della Cedas all'altezza dello spigolo dell'area di rigore. Virtus nuovamente in fase offensiva. Potrebbe scaturire Gianmarco un'azione pericolosa per la formazione allenata da mister Angelo Santoro. Ma anche un contropiede per la Cedas, perché diciamo che vediamo subito c'è Mante e Marchion pronti a partire in contropiede in caso di un recupero del pallone. Sappiamo la velocità dei due attaccanti. Siamo ancora sul risultato di 2-1. Si formano i blocchi. Dunque, ottima posizione da lì, vedremo. Attenzione, batte la Virtus, pallone che giunge verso il centro, nessuno stacca. Non arriva di poco, allora rimessa laterale. Rimessa laterale dunque in favore della Cedas. Petracca. 40. Attenzione adesso. Cervellera. Parisi. Mi aspettavo comunque un piglio diverso da parte della Cedas per quanto riguarda il secondo tempo. Mi aspettavo una Cedas ancora più propositiva, invece c'è stato un passo indietro rispetto al primo tempo. Francavilla sembra molto più sicura, molto più, diciamo, mette in difficoltà maggiormente la Cedas. Sta ottenendo dei passi avanti con il gioco e la Cedas dovrà fare di più per trovare un pareggio, che in questo modo sembra difficile da ottenere, visto il Francavilla come è messo bene in campo e visto, diciamo, ciò che sta creando la Cedas, e cioè davvero poco fino a questo momento. Cervellera, pallone che adesso giunge dalle parti del numero 6, D'Attesi. Interviene Di Serio. Attenzione, liscio da parte della formazione brindisina. Potrebbe ripartire quella della Virtus, ma servirebbe maggior cattiveria. C'è Petracca. Maggior cattiveria e sicurezza da parte della Cedas, stranamente oggi sta mancando. O meglio, in questo secondo tempo sta mancando, ma adesso vediamo subito Marchionna. Attenzione. Contropiede della Cedas. Peccato, è scivolato. Peccato. Zito. E adesso Francavilla può fare ciò che fino adesso ha deciso il risultato, cioè il contropiede. Molto, molto brava nei contropiedi questa squadra, l'ha dimostrato oggi. D'Attesi verso Manta, che non riesce a controllare al meglio. Non è da lui sono da lui questi errori, però può capitare, visto anche il momento, la situazione che stanno vivendo i giocatori, visto un 2-1 che non si aspettavano. Calcio piazzato dunque. In favore della Virtus. Iaia. Attenzione. Rimessa in favore della Virtus. Pallone che giunge dalle parti di Emanuele Russo, il quale intercetta la sfera, la blocca senza alcun problema. Di Serio. Pallone fuori. Petracca, Marchionna. 3 contro 3, eravamo. Pallone che giunge fuori. Ancora Petracca.
Zito. Lepera dalla distanza. Poi 40. Prova ad intervenire. Riparte la Virtus. Pallone fuori. Cade a terra Davide Mancini. Sicuramente il migliore in campo, Gianmarco. Fino adesso sì. Il più decisivo, direi. Perché comunque... non si è sempre fatto vedere tantissimo nel corso della partita, forse per l'atteggiamento in generale del Francavilla, direi più lo martire, che diciamo è sempre al centro del gioco. Mancini invece è stato l'uomo decisivo, l'uomo più cinico, e quando ha avuto l'occasione ha punito gli avversari con una doppietta. E quindi sì, fino a questo momento il migliore in campo, non per quanto espresso, ma perché si è fatto trovare al posto giusto, al momento giusto, in ogni situazione. Rimessa laterale in favore della Virtus. Sicuramente la CEDAS deve cambiare atteggiamento, però quando siamo arrivati al quarto d'ora, con questo atteggiamento non andrà da molto lontano, perché Francavilla è ben organizzato, messo bene in campo. E fino a questo momento, oltre a una poca organizzazione di gioco, in questo secondo tempo si è vista poca cattiveria, poca fame e poca sicurezza. Quindi dovrà cercare quantomeno di fare qualcosa di serio per smuovere i suoi ragazzi. Ennesimo cambio nelle fila della Virtus, quando ormai siamo giunti al 15° minuto di gioco di questo secondo tempo. Entra Dalò, esce il numero 8, Brian Verardi. Rimessa laterale dunque in favore della CEDA Savio Brindisi con Petracca. Interviene poi Lo Martire. Ancora rimessa laterale, questa volta in favore della Virtus. Cervellera. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi D'Attesi. Ancora Lepera, ma questa volta il signor Pascali della sezione AIA di Lecce decreta un fallo in favore della Virtus. De Cruto sul punto di battuta. Indicazioni da parte di mister Angelo Santoro in questa circostanza. Attenzione, pallone che giunge verso il centro. Interviene adesso Petracca, prova a spazzare via poi D'Attesi. Petracca. Di Serio. Attenzione, colpo di testa adesso da parte di Zito verso Marchionna, ma peccato, interviene peccato. Sibilio. È andato un calcio Marchionna. Rimane a terra Sibilio. È brutto gesto. Non so se è fatto apposta o... Si è fatto male il portiere. Rimane a terra Sibilio. Nel frattempo sia i giocatori della CEDAS che i giocatori della Virtus ne approfittano per dissetarsi. Hanno corso tanto entrambe le squadre. La CEDAS può approfittare di questo stop momentaneo per rifarsi un po' le idee. CEDAS che quest'oggi affronta la Nitor per quanto riguarda i giovanissimi allenati da mister Corvetto fuori casa presso il precampo Fanuzzi.
Continua anche la Cedas, sua cavalcata contro l'Eurosport. Partita che verrà giocata il 5 marzo 2017. Cedas Eurosport. Non manca molto, dobbiamo dire. Mentre la Cedas Savio Brindisi è impegnata fuori casa contro la Virtus Marugio. Cedas prima in classifica. Ricordiamo terza categoria, ovviamente. Gare che sicuramente decideranno il campionato. Ripetevamo come nelle scorse partite come sarebbe stato bello vedere tutte e tre le squadre vittoriose nei loro rispettivi campionati. La terza categoria, la Cedas, squadra della terza categoria, a quanto pare ci sta riuscendo, manca poco a questo traguardo. Speriamo, diciamo, che tutto vada per il meglio, perché è un gruppo di ragazzi che merita davvero tanto per quanto mostrato finora. Anche gli allievi stanno dimostrando grande tenacia, grande costanza. Non a caso sono primi. I giovanissimi invece si trovano di fronte a un avversario ostico come l'Eurosport per la vittoria del campionato. Diciamo, è un testa a testa, è un campionato più combattuto quello dei giovanissimi. Speriamo possano anche loro laurearsi campioni, manca ancora tanto. E vedremo tutto alla fine, soprattutto vedremo il 5 marzo, perché sarà la partita decisiva per le sorti di questo campionato. Sicuramente. Samuele, ma perché anche se la chiama? Calcio piazzato in favore della Cedas. Pallone che giunge dalle parti di Petracca. Comunque sia, tutte le formazioni puntano ad andare avanti e a combattere partita per partita. Attenzione, botta da parte di Marchionna, devia De Cruto in questa circostanza, ma non è finita ancora Cedas. Cross verso il centro dalle parti del numero 9. Attenzione! Potrebbe intervenire adesso Manta! Salvataggio sulla linea e poi gol! E c'è il gol di Marchionna. Gol di Andrea Marchionna! 2-2 fra Cedas e Virtus. E com'era immeritato il vantaggio della Virtus? Dovrei dire che anche meritato il pareggio della Cedas, perché per quanto visto finora Virtus è stata superiore, è stata più intelligente, ci ha messo più cattiveria. Però sappiamo che il calcio è strano e quindi ci troviamo sul risultato di 2-2 e ci prepariamo a vivere questi ultimi minuti, quest'ultimo quarto d'ora di fuoco. Mevoli 40, vedremo chi la spunterà fra Cedas e Virtus. Gran bella partita, comunque ce l'aspettavamo. A meno che entrambe le squadre non concludano questa gara sul pareggio. Ha rispettato l'attesa, vedremo, sì. Anche se adesso entrambe le squadre vogliono vincere, sicuramente la Cedas è più carica rispetto a prima, visto il gol del pareggio, e sicuramente ha acquistato morale dopo questo gol. La Virtus adesso è un po' spaventata, visto le qualità della squadra di casa, che Zito attacca. Rimessa laterale dunque in favore della Virtus Francavilla, quando ormai siamo giunti al 23esimo minuto di gioco. Colpo di testa da parte di Petracca, poi prova a ripartire. Fallo di Marchionna, bruttissimo, e mi sa che prende il rosso, lo martire. No, era già a terra. Effettivamente Marchionna aveva il giallo. Scusa Andrea, chiedi scusa, dai. Calcio piazzato dunque in favore della Virtus. Graziato Marchionna in questa circostanza. Sì, perché gli aspettavo il secondo cartellino. Meglio così, per ne gode lo spettacolo. Una partita 11 contro 11. Attenzione, prova a ripartire adesso la Cedas con Zito all'altezza del cerchio di centrocampo, poi interviene Manta, ma secondo il direttore di gara è fallo in favore della Cedas. Quando ormai mancano 16 minuti più recupero al termine di questa gara. 2-2 fra Cedas e Virtus per quanto riguarda la Cedas, 40 e Marchion, per la Virtus doppietta di Davide Mancini. 40, interviene adesso Manta, punta l'avversario, prova a superarne due, poi cede questa sfera dalle parti del numero 3.
Attenzione, cross dentro. Verso il centro dalle parti del numero 17 che adesso copre. Si tratta di Maggio e lascia sfilare questa sfera oltre la riga di fondo per permettere dunque una rimessa del suo portiere Ferdinando Sibilio. Nuovo cambio nelle fila della Virtus. Pensieroso mister Di Serio in questa circostanza. Entra Marangiolo. Esce il numero 11, Davide Mancini. Si è fatto un po' male, ma rimane comunque lui il migliore in campo quest'oggi. Assolutamente per la Virtus. Per la Virtus, ma direi il migliore in campo in generale. Fino adesso è stato l'uomo decisivo. E merita gli applausi. Dalò. Marangiolo. Lo martire. Attenzione, Marchion adesso combatte con Yaya. Marangiolo. Attenzione, prova ad intervenire adesso Cazzorla. Pallone fuori. Rimessa laterale dunque in favore della Virtus. Cross verso il centro, colpo di testa. Bravo, va bene, vieni. Che bella partita però da parte di Cazzorla. Russo. Vieni Gabri. Attenzione qui in errore. Marangiolo. Pallone fuori. Rimessa laterale ancora in favore della Virtus. Quando ormai siamo giunti al 26° minuto di questo secondo tempo, 2-2 fra Cedas e Virtus. Attenzione, interviene Russo in questa circostanza. D'Attesi. Attenzione Marchionna. No. Grande recupero di Marchionna. Ancora Marchionna. Grandissima giocata ancora. E grande servizio soprattutto da parte di intervento difensivo, ma grande giocata. Grande servizio anche da parte di Zito su Pisani. Attenzione, tocca adesso Zito. Fallo laterale in favore della Cedas, che sta pressando, sta rinchiudendo pian piano la formazione allenata da mister Angelo Santoro nella propria metà campo. Deve stare attento a un eventuale contropiede. Abbiamo visto come Francavilla possa essere letale in queste circostanze, quindi bisogna mantenere alta la concentrazione. Petracca. Pallone che giunge fuori dopo una deviazione da parte di Lomartire. Attenzione Petracca. Poi D'Attesi. Interviene infine Manta. Ma c'è una rimessa laterale in favore della... C'è stato un cambio di rimessa della formazione allenata da mister Angelo Santoro, il Villa. Lepera. Attenzione Zito. Serve Marchionna. Poi ancora Zito non riesce a dirottare questo pallone di testa verso lo specchio della porta. Doveva allargare sulla fascia Marchionna. Ha preferito lo scavetto verticale. Ferdinando Sibilio. In questi ultimi 11 minuti tutti da vivere. Più recupero.
Marchionna, Petracca. Poi Russo. Sali, sali, sali questa palla. Sali. Primo è non uscire. Petracca. Buona. Se dico Marchionna lungo. E vieni. Vieni là. Ci recupera. Sali, sali, sali. Ma c'ha ragione, c'ha ragione. Fischia il direttore di gara. C'è un cambio nel frattempo nelle fila della Virtus. Si scalda Boccarelli invece per la Cedas. Entra Lombardo. Esce dunque Di Serio. Yaya. Attenzione adesso, può ripartire la Cedas, ma c'è un fallo. Calcio piazzato battuto malissimo da parte di Marchionna. Marchionna esce. Deve stare a 2 metri di distanza, devi stare. Non può stare addosso alla palla. Molto probabilmente uscirà Andrea Marchionna, ma andremo comunque a vedere. Entra Angelo Boccarelli. Ultime indicazioni da parte di Mister Di Serio per provare a vincere questa gara. Sulla punizione, deve stare a 2 metri. Non può stare attaccato al pallone. Ma non è regolamento. Che vuol dire che fate? Deve stare a distanza. Vieni Andrea. Esce dunque Marchionna. Entra Angelo Boccarelli. Non puoi lasciar giocare. Protesta un po' Mister Di Serio contro il signor Pascali della sezione Aia di Lecce. Distanza sicuramente non concessa su quel calcio piazzato, Gianmarco. Sì, protesta ancora per quell'occasione, per quella circostanza, ma diciamo ci sono stati diversi battibecchi tra l'arbitro e Di Serio oggi, non soddisfatto probabilmente dell'operato. D'Attesi, poi Boccarelli. Comunque è entrato Boccarelli, vedremo il suo impatto sulla partita. Attenzione, Boccarelli si allunga troppo il pallone, peccato. Altro fallaccio commesso da parte di D'Attesi, e arriva il giallo. Martire ne sta prendendo parecchi di colpi quest'oggi, eh. Ne sta prendendo veramente troppi. Colpaccio su Lo Martire in questa circostanza da parte di D'Attesi. D'Attesi viene ammonito da parte del signor Pascali. Si ripartirà dunque con un calcio piazzato in favore della Virtus, calcio piazzato che verrà battuto da parte di Yaya. Boccarelli. Attenzione. 40. Russo con le mani. Attenzione. Gara super concitata, Gianmarco, in questi ultimi attimi di partita. Saranno 7 minuti di fuoco. Più recupero. Sì, saranno veramente 7 minuti di fuoco. E speriamo di vedere altri gol. Speriamo di vedere altre azioni importanti. Con una Cedas che continua ad attaccare, ma Francavilla non è da meno, non vuole mollare un centimetro. E si vede adesso, occhio al contropiede. Con la mano. Fallo di mani commesso da parte di D'Attesi. Questa è un'azione molto pericolosa, un calcio di punizione insidioso, si appresta a battere Lo Martire. D'Attesi graziato perché il signor Pascali lo aveva già ammonito. Non è stato particolarmente severo l'arbitro quest'oggi, Marchionna ha rischiato diverse volte di andare fuori. Adesso occhio al calcio di punizione, veramente pericoloso da lì. Siamo al 34esimo. Vedremo se
crosserà o andrà direttamente in porta. Io pensavo dal tiro. Si formano i blocchi nel frattempo. Attenzione, pallone verso il centro russo, senza alcun problema. Batte russo. Manta. Attenzione. Prova ad andare Petracca in questa circostanza. La prende Petracca, poi Boccarelli. Cross verso il centro. Ancora Manta. Manta. Al centro dell'area recrimina un fallo, nulla. È stato trattenuto lì. Da discutere secondo il direttore di gara. Sì, diciamo non si è lanciato, quindi... Ha corso tanto in quella circostanza Petracca. Sì. 40. L'arbitro fischia. Alessà, prendi sta palla, Alessà! Un fallo addirittura. Un fallo, visto fuorigioco di serio. La cena protesta per un presunto fuorigioco. Fallo commesso da parte del direttore. Ancora uno martire sul pallone. Adesso sicuramente la butterà dentro. Crosserà, vedremo. Comunque non si è dimostrata particolarmente pericolosa sui calci piazzati, anche se ha grandi saltatori, tra cui ad esempio il numero 5, Yaya. Sicuramente il direttore di questa squadra, Virtus Francavilla, quest'oggi è stato Pietro Lomartire, nonostante comunque abbia preso molti colpi. E Davide Mancini anche. Mancini decisivo, Lomartire ha tenuto in piedi il Francavilla, diciamo un po' la mente, il fulcro di questa squadra. Attenzione, Lomartire, russo senza alcun problema. Non ho capito questa idea qui, adesso contropiede. Contropiede da parte della Cedas, prova ad intervenire Manta, ma spazza via. Quando mancano Marco Maggio. Quando mancano 3 minuti alla fine di questa partita, più recupero. Ah, c'è un cambio. Nelle fila della Virtus. Sì. Perché esce Sibilio, entra il secondo portiere, Antonio Pescia. Petracca. Batte questa rimessa laterale verso Boccarelli, ma secondo il direttore di gara cambio rimessa. Quanti errori su queste rimesse, ne abbiamo visti tanti oggi. Bisognerebbe lavorare tanto. Eh sì, non si possono sprecare queste occasioni quando mancano 2 minuti. Sono occasioni importanti. Attenzione adesso. Angelo Boccarelli. Si porta questo pallone in avanti, ancora Boccarelli, sfera fuori. Rimessa sì, dal fondo in favore di Pesce. Il fisico Iaia. Va bene, va bene. Nonostante non sia velocissimo, sicuramente ci ha messo il fisico e Boccarelli è andato in difficoltà, si è portato la palla fuori. Difesa altissima della Cedas comunque. Dimostra la voglia di vincere, ma attenzione agli eventuali contropiedi perché sappiamo quanto possa essere pericolosa. In questo caso recupera la Cedas, quindi sì, cambio di fronte. Ancora Zito, altro pallone perso. Attenzione, russo con le mani. 40. Petracca. Grande giocata di Manta. Adesso Boccarelli. Interviene però Pesce. Una di Iaia e di Pesce anche. Mevoli. Parisi. Attenzione. Pisani. Interviene un difensore della Virtus. Ha provato il tunnel. 40. Ancora fallo commesso da parte della Cedas. E ancora calcio piazzato in favore della Virtus. Attenzione. Don Marco, una marea, una moltitudine.
di calci piazzati subiti da parte della Cedas. Sì, sì, ma in questo caso era giusto, ma la Cedas gioca sempre molto cattiva, è molto cattiva negli interventi, quindi c'è molto agonismo, ecco. Molto agonismo, esattamente, quindi può succedere anche questo e concedere che l'arbitro conceda questi falli. Adesso è pericoloso però perché siamo agli sgoccioli e sono una delle ultime occasioni. Sul punto di battuta andrà Santarilla, può tentare il colpaccio con questo calcio di punizione. Lo martire sempre sulla battuta, la butterà dentro sicuramente. Attenzione, lo martire. Attenzione! Raggiunge verso il centro, pallone ancora vagante in area, non è finita. Cedas, spazza via. Mamma mia, brividi qui. Attenzione, adesso Petracca. Contropiede, però può partire in contropiede la Cedas. Palla per Manta. Peccato. Si è fatto male Manta. Peccato perché era un'ottima occasione. Attenzione perché adesso Manta si scaglia contro Cervellera. Non ho visto in questo caso, c'è stato un battibecco tra Manta e Cervellera. Cervellera, sì. Pisani. Pallone che giunge fuori. Siamo al 41esimo. Ultimi istanti, ultime occasioni. È ancora un cambio. Cambio rimessa. Eh sì, un ennesimo. Cambio questo. Pallone che giunge fuori. Lo martire. Pallone fuori. Rimessa in favore della Virtus con Ricchiuti. Ancora calcio piazzato in favore della Virtus. Regna l'agonismo in questa gara, Gianmarco. Ma penso che adesso Di Serio entrerà in campo parecchio nervoso. Sì, parecchio agonismo, ma ci aspettavamo anche questo. Gli ultimi istanti di questa partita sul 2-2. Squadre così ben organizzate, così forti. Non andrà lo martire però sul pallone. Lo martire è libero comunque. Sì. Siamo agli sgoccioli di questa gara. 43esimo in corso. 3 in barriera. Attenzione, spera che giunga verso il centro. Russo interviene. Russo pugni. Lo martire sul pallone. 40, attenzione Boccarelli. Anzi, mi scuso, Petracca guadagna un calcio piazzato in favore della Cedas. Adesso attenzione a Zito. Attenzione a Zito. Grande chiusura. Viene sorpreso in chiusura da parte di Decruto. Grandissima chiusura. Giusto così. Fischia il signor Pascali. Giusto così. La Cedas avrebbe sicuramente potuto fare di più, Gianmarco. Avrebbe potuto fare di più, ma è giusto così il risultato, 2-2. Se lo merita tutto il Francavilla perché è venuto qui con l'atteggiamento giusto, ha mostrato veramente grandi colpi, grandi qualità. Una squadra che non è fortissima, ma con l'organizzazione, con la voglia di fare, con la cattiveria, ha dimostrato che con queste componenti si possono ottenere grandi risultati. La Cedas, seppur superiore sul piano del gioco, sul piano tecnico, diciamo ha sofferto parecchio oggi. Ha sofferto una squadra ben organizzata e questa partita ci ha fatto divertire molto. Speriamo di vederne altre nel corso del campionato e nel proseguio delle partite. E qui è tutto. Grazie mille dunque da Samuele Avvantaggiato e Gianmarco Sgobba. Danina può tornare dunque alla nostra regia.